Portate fuori il grano, presto. E dite al vostro padrone che la prossima volta gli portiamo via anche le terre. Deve pagare 2 anni di tasse al governo spagnolo. Sporco bastardo. Signor Osio, non sapevo di trovarvi qui. Vedo che vi occupate personalmente dei vostri contadini. Il governo spagnolo, Siete qui per conto della priora di Monza. È lei che vuole le mie rendite. Quanto vi paga la spagnola, Molteno? O meglio, quanto vi pagava? Perché questa è l'ultima volta che mettete piede sulle mie terre. Crepa! Non ridere in chiesa, Tito, ti prego. Non fare tante storie, devo parlare con Don Paolo. Non aprire, sono i tuoi spagnoli. Oddio, che hai fatto? Dai, dai, muoviti, devo vedere Don Paolo. Piano, piano. Avanti, aprimi. Proteggimi, Domine. Terra lombarda, sei una cagna. Alle terga del re di Spagna scuoti leggera la coda bassa, dove lui passa devi leccar. In sul mattino spunta la rosa, coglila come cogli ogni cosa, e versa il mosto e bevi, e di questo bastardo secolo non ti curar. Ragazze sterili che mi ascoltate,
voi per di giorno che sgavazzate, nel vino nuovo possiate affogare, non cadrà il cielo senza di voi. Ragazze vergini senza calori, che a preti a nobili date i favori, non vi scordate che tutto passa, la vostra fossa vi aspetta già. Lombardi nobili che vi inchinate, e ad ogni inchino siediti, vi amico arricchite, senti, oro Rosso. Ingoiato restituirete. Porta il mio cavallo in scuderia, è qui fuori. Non si può portare. Vedi se ci sono ancora i soldati. E Lombardia sei una cagna, alle terga del re di Spagna. Don Paolo, se arricci il labbro, dammi la soluzione. Gli spagnoli sono... Buona non est confessio, quocunque tempore, quocunque loco. Ne riparliamo più tardi. No! Ho ucciso un loro agente. Ma tu sei proprio matto. Sei sempre il solito, non imparerai mai ad usare il cervello. Come la peste che tutto ammazza, verrà la morte sopra ogni piazza. Bastardo secolo, neanche un lamento sulla tua fossa da morte. Ego ti absolvo, ma guarda che questa è l'ultima volta. Grazie, padre. Terra lombarda sei una cagna. Io resterei qui qualche giorno, finché gli spagnoli si dimenticano di me. No, no, non voglio avere niente a che fare con gli spagnoli. Va a casa tua e restaci. Ma a casa verranno a cercarmi. Qui invece non possono arrestarmi, è un luogo sacro. Se per questo ti arresteranno anche qui. La mia casa è sacra come la piazza d'un mercato. Non ti resta che rifugiarti in convento. E la priora, l'uomo che ha ucciso, era il suo agente. E facessi mai una giusta. Terra lombarda sei una cagna, alle terga del re di Spagna, scuoti leggera la coda bassa, dove lui passa devi leccar. No. Per quale ragione me lo chiedete? È soltanto un ragazzo, ma non è di animo cattivo, anche se può sembrare. Lo conosco di fama. Abita accanto al convento. È un vicino piuttosto fastidioso. E spero che gli spagnoli lo mettano in prigione. Avete paura di lui? No, questo no. Ma non posso dimenticare che ha ucciso un uomo che agiva in mio nome. Lasciate che venga a gettarsi ai vostri piedi. E perdonatelo. Voi mi chiedete di perdonare un omicidio? Signora, come vi ho già spiegato, secondo il codice lombardo, il suo non può essere considerato un delitto. Osio era un nobile che difendeva la sua proprietà. È una ritorsione d'onore, non perseguibile dalla legge. Ma il mio agente è stato ucciso. Signora, nostro dovere è salvare i peccatori, non punirli. Padre, perché mi chiedete di nasconderlo nel mio convento? Ma la maggior parte del tempo se ne starà tranquillo a casa sua. Ma se gli spagnoli si facessero vivi, dovreste solo lasciare che si nasconda nel vostro giardino. Vedete, quello che può sembrare giusto per una feudataria è spesso ingiusto per una religiosa. Sorella, voi portate in voi stessa due coscienze che spesso sono in contrasto e io voglio solo aiutarvi a conciliarle e a farlo nella maniera più santa. E siete sicuro che io non debba sapere qualcosa di più? Sì. Spero che vogliate considerarmi come un amico.